Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi ci chiedono di trattare un argomento che è un po' presente nelle case di tutti noi, ovvero quando abbiamo dei farmaci, abbiamo necessità di un farmaco e ne abbiamo la disponibilità a casa, ma questo farmaco è scaduto. Allora, questo farmaco si può usare o non si può usare? In effetti, che cosa indica la scadenza di un farmaco? La scadenza di un farmaco è sostanzialmente la data entro il quale viene assicurata la efficacia, quindi ne viene garantita la stabilità, la sicurezza, e la maggior parte dei medicinali che comunque noi troviamo in commercio e di cui disponiamo hanno una durata mediamente tra i 2 e i 5 anni. Va innanzitutto dire che per garantire una sicurezza del farmaco, a prescindere dalla data di scadenza, è la modalità di conservazione, quindi i farmaci non devono assolutamente essere esposti a cambi di temperatura repentini, non devono essere conservati in situazioni di umidità e non devono essere bagnati, e principalmente devono essere chiaramente mantenuti nella loro confezione originale. Poi, quando un farmaco viene già aperto, facciamo l'esempio di un collirio, facciamo l'esempio di una sospensione, questo assolutamente deve essere utilizzato nello stretto tempo necessario per l'utilizzo del piano terapeutico, dopodiché la parte rimanente va assolutamente buttata e non va più utilizzata per il farmaco già aperto. Per quanto riguarda invece i farmaci che vengono mantenuti nella propria confezione, questi possono o no essere utilizzati dopo la scadenza? In realtà c'è uno studio americano molto importante fatto dalla parte militare, quindi dove vengono considerati i farmaci, e si è visto che anche dopo circa 2 anni dalla scadenza stampigliata sulla confezione, i farmaci possono avere ancora un'efficacia più che corretta. Ma questo non ci autorizza ad utilizzare il farmaco ad una scadenza già avvenuta in un tempo piuttosto lungo come lasso di tempo dalla data di scadenza. Conviene sempre utilizzare il farmaco in un tempo massimo vicino alla scadenza e il farmaco va sempre visto. Diciamo che un farmaco che si è deteriorato, che quindi è visibilmente deteriorato, non va assolutamente utilizzato, ma non è che il farmaco che noi andiamo a controllare e che ha una apparente conservazione, quindi che non ci sono alterazioni, questo ci garantisce un'efficacia. Quello che può accadere in un farmaco che supera la data di scadenza in cui viene assicurata la stabilità e l'efficacia del medicinale, questa può essere diminuita. Casi molto rari possono determinare, ma in un tempo molto, diciamo, oltre quello che è la data di scadenza, possono dare non solo una mancata efficacia nella utilizzazione del principio attivo, ma possono dare anche qualche problema di tipo di reazione. Quello che va detto, non devono essere assolutamente utilizzati in un tempo abbastanza successivo alla data di scadenza i farmaci salvavita, come per esempio l'insulina, i farmaci antitumorale, i farmaci nell'emergenza per gli antidoti, per esempio avveleni e sostanze tossiche, gli antiepilettici e i contraccettivi ormonali. Questi assolutamente no. Altrettanto, come ho già detto prima, farmaci già aperti come colliri e gocce in generale oppure sospensione, questi no. Penso di avervi dato un'idea di come utilizzare i farmaci, principalmente teniamoli conservati in modo corretto a casa e a disposizione, ma quando è passato un tempo, diciamo 2 mesi, 3 mesi, 4 mesi dalla scadenza, magari forse è opportuno toglierli e quindi smaltirli nel modo corretto, quindi nelle sedi appropriate, e nei farmaci che riteniamo che possono essere utili ci riappropriamo di un farmaco più fresco, più efficace e dove non dobbiamo correre rischio. Ci vediamo presto per nuovi consigli.